Domeniche al Museo è la nuova iniziativa per stimolare le visite al Museo del Palazzo Malatestiano con diversi appuntamenti musicali e laboratori per bambini dedicati a famiglie e non solo. Cora Fattori, come si struttura il programma? Domeniche al Museo è un'iniziativa che regolarizza tutte quelle che sono le iniziative dai laboratori per i bambini alle visite accompagnate offerte dal Museo del Palazzo Malatestiano. È molto importante perché in questo modo sapete che ogni domenica al museo potrete trovare qualcosa utile a tutta la città. Un'iniziativa pensata in particolare, ma non solo, per le famiglie. E segnaliamo quindi che dal 18 febbraio, la prima domenica, ci saranno iniziative che vanno da iniziative musicali, laboratori per i bambini, visite accompagnate, e il 18 iniziamo proprio con un incontro musicale in collaborazione con la Scuola Media Gandiglio, che ringraziamo, l'unico istituto musicale della città di Fano, che ci allieterà con ben 4 appuntamenti che si svolgeranno da febbraio a maggio. Le domeniche, tutte le domeniche, dal 18 febbraio al 26 marzo, spazieranno, ci saranno visite accompagnate alla Mostra del Perugino, laboratori didattici per bambini, sia relativi al museo che alla Mostra del Perugino, e approfondimenti. Quindi andate sul sito del Museo Civico, scaricate il programma e venite con noi a partecipare alla vita del Museo Civico, che diventa sempre più luogo della cultura, non passivo ma attivo. Vi segnalo inoltre che la seconda domenica del mese ci sono ingressi gratuiti per le visite accompagnate all'interno del museo. È importante conoscere la nostra cultura, ma è importante anche farne parte ed essere attivi. Ecco perché Domeniche al Museo è tanto importante e arriva a seguito di un percorso ben definito. Abbiamo cominciato con riqualificare l'ingresso del museo, perché l'ingresso è il nostro biglietto da visita, poi abbiamo fatto Risuonano i musei, riaperto la Corte Malatestiana. Fa tutto parte di un percorso in cui la nostra amministrazione vuole dare il giusto valore a questo luogo tanto importante. E si proseguirà in questa direzione.